Ok, qui nulla sfugge perché siamo esattamente come in un gabinetto di identificazione della polizia e stiamo schedando l'oggetto da tutti i punti di vista. Sì, esattamente, noi facciamo queste. Non ci mostra la carta d'identità, quindi la carta d'identità gli va ritrovata. Va ritrovata, esattamente. Noi in questa gabbia di luce fotografiamo tutti i reperti che rinveniamo all'interno di ogni singolo contesto tombale e lo facciamo non tanto o non solo per chiaramente corredare adeguatamente le nostre pubblicazioni, ma anche perché è un'importante fase di documentazione di quello che è lo stato di conservazione del singolo reperto e inoltre per documentare l'eventuale presenza di rivestimenti sulla superficie dei vari recipienti, piuttosto che decorazioni incise e quant'altro, ecco. Quindi questa è la primissima fase del lavoro, dopodiché appunto si procede al disegno archeologico vero e proprio, che è la base da cui partire per successivamente cercare i confronti e dunque datare ogni singolo contesto. I disegni vengono realizzati in questa maniera, cioè abbiamo uno spaccato di ogni singolo recipiente in cui viene riprodotta la sezione da un lato, e dall'altro lato viene rappresentata la superficie, diciamo, esterna, quella che banalmente noi vediamo osservando l'oggetto. Questi disegni vengono poi in una successiva fase scansionati e riportati al CAD, quindi in formato vettoriale. Poi diciamo che la grande sfida nel progetto, nei progetti che ruotano attorno a Nora, in questo caso, è proprio quella di dare una carta d'identità, soprattutto cronologica, al reperto. Esattamente, ed è per questo che noi facciamo anche i disegni, perché per l'appunto questi dopo ci permettono, attraverso il materiale già edito nel corso degli anni, di andare alla ricerca di confronti puntuali per poi datare appunto ogni singolo Ecco, quindi contesto. quando qui viene la datazione di una sepoltura, Sì. grazie a questo, si può ragionevolmente vedere che di là, invece, nelle altre tavole dove lavorano le colleghe, si va invece a cercare, quelle che sono le tante domande che ci facevamo appunto sul Esattamente. singolo personaggio, però, almeno l'abbiamo datato. Esattamente, anche perché appunto in molti contesti, non tanto delle sepolture, diciamo, arcaiche, quindi di età fenicia, che generalmente sono singole, ma ad esempio, negli ipogei, abbiamo una successione, per certi versi ininterrotta, di sepolture. Si riducono alle pareti i precedenti occupanti e si fa posto per nuove deposizioni continuamente nel corso dei secoli. Di conseguenza è importante per noi riuscire ad arrivare a una scansione di tipo cronologico per fasi di utilizzo anche all'interno di ciascun contesto tombale, ecco. E di conseguenza è per questo che è fondamentale datare correttamente i reperti, perché appunto permettono di ricostruire quella che è la fase di utilizzo di una tomba, piuttosto che di un ipogeo, di una tomba a fossa, o ancora non ci è capitato, ma magari di sepolture anche di età precedente, di Ecco, età qui arcaica. abbiamo le buone pratiche della old archaeology Sì, che esattamente. si va a integrare, insomma, con tutto quello che è l'archeologia di contesto, che va a interagire con altre discipline che vediamo E nell'altro d'altronde sono reparto. queste le nuove linee di ricerca che ormai comunemente nel mondo accademico vengono adottate, perché di fatto sono quelle che più permettono, o che più facilmente permettono di raggiungere determinati obiettivi, rispondere a determinate domande.